Cucina e Gusto continua questa seconda puntata dedicata alla ristorazione in compagnia del fantastico chef Paolo Danelon. Riguarderà la preparazione del fagiano. Sì, oggi prepareremo un petto di fagiano ripieno con del foie gras, la zucca e dei porcini. Ci fai vedere passo a passo come viene preparato il piatto? Adesso vi faccio vedere tutto. Prepariamo il fagiano, prendiamo il petto, lo apriamo a metà e lo riempiamo con del foie gras. Lo richiudiamo e naturalmente, perché non si apra, lo facciamo su nella retina di maiale. Lo avvolgiamo nella retina di maiale. Dopodiché prendiamo una padella, un rametto di timo, un goccio d'olio e intanto andiamo a cucinare il fagiano. Bisogna cucinarlo a fuoco moderato, perché il fagiano, essendo una carne, soprattutto al petto, molto stopposa, bisogna cuocerlo 5 minuti per parte e poi tenerlo al caldo per 15 minuti, così naturalmente si cucina con la temperatura della cottura. Adesso andiamo a preparare la zucca. Naturalmente io, cioè per comodità, ce l'ho già pronta, perché è un processo abbastanza lungo. Bisogna curare la zucca, pelarla, tagliarla a cubetti, metterla in una placca e cucinarla in forno insieme a della cipolla e a del lardo di Sauris. Mezz'ora a 150 gradi e praticamente dopo viene frullato il tutto e viene fuori questa purea di zucca, lardo e cipolla. Adesso andiamo a metterla in uno stampino, perché questa viene tipo un tortino e poi viene gratinata in forno. Sopra ci mettiamo un rosso d'uovo sbattuto con del formaggio grattugiato e un goccettino di latte. Adesso questo lo mettiamo in forno a gratinare. Adesso abbiamo girato il petto, lo facciamo rosolare dall'altra parte. Poi sgrasseremo la pentola, perché naturalmente la retina lascia fuori un po' di grasso. Adesso andiamo a sgrassare. Buttiamo via il grasso formato anche dalla retina. Rimettiamo sul fuoco e bagniamo con del porto. Spegniamo il fuoco, non facciamo infiammare perché mi serve il gusto del porto. Copriamo con della carta stagnola e lo mettiamo a una temperatura media, lo facciamo riposare, così mantiene i suoi succhi all'interno e non diventa stopposo, perché naturalmente rimane morbido. Paolo, riassumiamo in sostanza cosa hai fatto. Praticamente ho preso il petto ho preso un fagiano, l'ho disossato. Vabbè, noi adoperiamo solo il petto. Aperto il petto, lo riempiamo con del foie gras, saliamo, pepiamo e lo avvolgiamo all'interno di una retina di maiale per non rischiare che si apra durante la cottura. Andiamo a cuocere il petto di fagiano in una padella con un rametto di timo e un goccio d'olio. Lo facciamo rosolare 5 minuti per parte. Lo sgrassiamo, quindi, perché la retina naturalmente durante la cottura butta fuori del grasso, quindi andiamo a sgrassare il petto di fagiano e lo bagniamo col porto. Lo copriamo e lo lasciamo alla temperatura sui 50-60 gradi per 15-20 minuti, che mantenga i suoi succhi all'interno e quindi naturalmente la carne rimane morbida. Abbiamo fatto cucinare precedentemente la zucca in forno tagliata a cubetti, quindi pelata, curata nel suo interno e tutto tagliato a cubetti, con della cipolla e del lardo di Sauris per mezz'ora a 150 gradi, poi frullato il tutto, fatto un tortino e ricoperto con del rosso d'uovo, del latte e del formaggio grattugiato e messo a gratinare in forno. Adesso andiamo a vedere come cucinare il porcino. Prendiamo un porcino, lo tagliamo a pezzettini. Mettiamo in una padella con un goccettino d'olio, uno spicchietto d'aglio schiacciato e una puntina di rosmarino. Li facciamo tostare, giusto che si scottino esternamente, però rimangano croccanti all'interno. La preparazione del piatto. Innanzitutto prendiamo il petto di fagiano, lo adagiamo su della carta, lo tagliamo, perché così butta fuori tutto il grasso e i liquidi del petto e quindi non rischiamo che dopo i liquidi vadano in giro per il piatto. Nel mentre accendiamo e facciamo ritirare leggermente la salsa e prendiamo la zucca gratinata in forno. Adesso andiamo a mettere i funghi leggermente spadellati.
adagiamo il petto di fagiano, un ramettino di rosmarino per guarnizione e andiamo a deglassare con la salsa. Ecco qua, petto di fagiano ripieno al foie gras, crema di zucca gratinata e porcini, pronto per mangiare. Paolo, l'aspetto direi che non è gradevole, è delizioso. Ma senti, che vino si può abbinare con questo piatto qua, visto che sei anche sommelier? Allora, con questo piatto qua possiamo mettere o un bianco barricato, tipo uno chardonnay, o altrimenti andare su un vino abbastanza giovincello, quindi o un cabernet sauvignon o un merlottino. Buon appetito, eh? Buon appetito.